Preghiera per la riunione delle famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Signore Gesù Cristo, tu hai amato ed ami ancora la Chiesa tua sposa, di un amore perfetto. Tu hai donato la tua vita di figlio di Dio perché sia santa e irreprensibile nell'amore sotto il tuo sguardo. Per l'intercessione della Vergine Maria, tua e nostra madre, rifugio dei peccatori e regina delle famiglie, con Giuseppe suo sposo e tuo padre adottivo, noi ti preghiamo di benedire tutte le famiglie della terra. Rinnova senza sosta per le famiglie cristiane la fonte di benedizione del sacramento del matrimonio. Concedi ai mariti di essere come San Giuseppe, gli umili e fedeli servitori delle loro spose e dei loro bambini. Accorda alle spose attraverso Maria una dote inesauribile di tenerezza e dei tesori di pazienza. Concedi ai figli di lasciarsi guidare nell'amore dai loro genitori, come tu, Gesù, ti sei sottomesso ai tuoi a Nazareth e hai obbedito in tutto a tuo Padre. Unisci sempre più in te le famiglie, come tu e la Chiesa siete una cosa sola, nell'amore del Padre e nella comunione dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo, Signore, anche per le coppie divise, per gli sposi separati o divorziati, per i figli feriti e i figli ribelli. Accorda loro la tua pace. Con Maria noi ti supplichiamo. Rendi feconda la loro croce. Aiutali a vivere in unione con la tua passione, la tua morte e la tua resurrezione. Consolali durante le prove, guarisci tutte le ferite del loro cuore, dona agli sposi il coraggio di perdonare dal profondo, in nome tuo, il coniuge che li ha offesi e che a sua volta ferito. Conducili alla riconciliazione. Sii presente in tutti con il tuo amore. E a coloro che sono uniti dal sacramento del matrimonio, accorda la grazia di attingervi la forza d'essere fedeli per la salvezza della loro famiglia. Ti preghiamo ancora, Signore, per gli sposi che sono stati separati dal loro coniuge dalla sua morte. Tu che sei morto e risorto, tu che sei la vita, dona loro di credere che l'amore è più forte della morte e che questa certezza sia per loro fonte di speranza. Padre amato, così ricco di misericordia, per la forza dello Spirito, riunisci in Gesù, attraverso Maria, tutte le famiglie unite o divise perché un giorno tutti insieme possiamo prendere parte alla tua gioia eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.